stelle, Annalisa cercherà di raggiungerle nella sua ultima avventura televisiva. Dopo Tutta colpa di Einstein, andato in onda lo scorso anno, la cantante torna alla conduzione con Tutta colpa di Galileo, un docu-viaggio alla scoperta delle meraviglie dello spazio. Per quanto riguarda questo viaggio, rispetto a quello dell'anno scorso, questo viaggio è una delle grandi applicazioni della fisica, comunque la costruzione dei moduli della stazione spaziale, il modo per arrivare sulla stazione spaziale, i macchinari che sono necessari per questo tipo di operazioni, i satelliti, ecco. Ho avuto modo di vedere con i miei occhi una delle tantissime applicazioni che la fisica, che poi è quello che ho studiato io, può avere nel mondo della scienza, della ricerca, del lavoro, ed è stato veramente bellissimo e interessante. Nel programma, ideato da 2B Produzioni di Luna Berlusconi, Annalisa ha incontrato le eccellenze italiane dello spazio, tra cui Samantha Cristoforetti, Paolo Nespoli e Luca Parmitano. Va in onda dal 4 dicembre, saranno 3 puntate, più o meno della durata di 40 minuti, in seconda serata su Italia 1. Tutta colpa di Galileo!